teatro, nella tradizione biblica, come colui che è la difesa di Dio. Ecco, vogliamo celebrare dando lode a Dio, perché i santi sono nostri compagni di viaggio in umanità, ma anche gli angeli, gli arcangeli. Dio ha voluto che entrassero in quella che chiamiamo la comunione dei santi e che professiamo ogni volta che diciamo il credo. Diamo lode a Dio per questa comunità che Dio ha voluto come storia di salvezza, come storia di grazia. E per celebrare pienamente questa Eucaristia che riassume pienamente la nostra fede, vogliamo iniziare riconoscendoci bisognosi del suo perdono e confessare a lui i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato pensieri, parole, opere e commissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo. Grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo, e Satana, che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra, e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza,